divaricate. Ok, andiamo il nostro squat su e scendo, spingo bene sui taloni, divarico, le ginocchia vanno verso la punta dei piedi, ok? Scendo molto bene con i glutei indietro e petto in avanti, ancora vai, 9 e 10, dobbiamo ancora fare 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3 e 2 e a fondo, 1, 2, 3, concentri verso basso, concentri proprio di affondare il tuo tallone verso il centro della terra, 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambiamo gamba. Torniamo, ginocchio sopra, vado a piombo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e andiamo in stacco, talloni insieme, porta il bacino davanti, schiaccia e scendo giù, bacino in avanti, scendi giù, primo tallone, poi ginocchio, interna coscia, poi glutei che avanzano e scendo, 5 e 6, 7, 8, 9 su 10, ma rimaniamo su, schiaccia i glutei, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 di nuovo, andiamo, 10 e scendo, 9, 8 e 7 e 6, 5, 4, 3, 2, rimango su e schiaccio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and relax, porti i piedi indietro e sollevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambiamo gamba, andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, un altro circuito andato. Allora, spingi bene dai taloni fino in su, anche i gomiti seguono il tracciato del corpo. Ti stai spingendo contro la terra, ok? Spingo contro la terra, non pensate di salire quanto a spingere verso basso e quando siete nell'asse finale di schiacciare i glutei, portandoli anche leggermente in avanti. Ci mancano ancora 5, ancora 4, ancora 3 e 2. 1. Adesso portate la gamba destra in avanti. Attenzione che il ginocchio è centrato sopra il talone. Di nuovo la spinta verso basso. Non pensate di sollevare quanto a spingere contro la terra. Sto spingendo contro la terra, provando di spostare la terra sotto di me. Ancora per 4, ancora per 3, 2 e cambiamo la gamba. Ricordate che i pesi possono essere sostituiti con un peso più pesante o meno pesante, dipende da te,
ma l'importanza è che il ginocchio non scivola in avanti sopra il piede, ma in linea con il talone. Spingi verso basso, continui a premere verso basso ancora. Uno. Cambiamo. Prenderemo soltanto un peso, ok? Chiudiamo i taloni, ok? Si chiama un stacco. Porto il bacino in avanti senza piegare le gambe. Allora la pressione va dal talone all'interno del polpaccio, all'interno dell'interno coscia, provando di portare il bacino in avanti. La farò ancora uno e poi due. Ferma adesso qui. Contrai i glutei con tutto te stessa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e riparti. Continui. Porto avanti e scendo giù. Porto avanti e scendo giù. Schiacci i glutei. Continui a schiacciare i glutei con tutta la tua forza, ok? E poi quando finiremo tornerai su e lo terrai i glutei più contratto che puoi. Stringili più forte che puoi. Non lasciarli andare. Contrai, contrai, contrai. Adesso andiamo avanti, riprendiamo entrambi i pesi nelle nostre mani e noi andiamo a fare il cross back squat. Questo vuol dire come se stessi inchinando di fronte alla regina d'Inghilterra, la gamba di fronte in questo caso è la tua gamba destra, mi sorregge tutto il peso, sto spingendo su il talone, il busto rimane in avanti e continuo a premere verso basso, premo verso basso, ancora 4 e 3. E due, e cambia gamba, busto in avanti, tutto il peso in questo momento è sulla sinistra, gamba sinistra, spingo verso basso, è come se stessi provando di allontanare la terra da me, lo sto provando ad allontanare da me, sto spingendo verso basso e sto lavorando veramente intensamente, busto in avanti, tutto il peso su quella gamba sinistra, ancora due, ancora uno, ed ora relax, bravi! Divaricate, ok, andiamo il nostro squat su e scendo bene sui taloni, divarico, le ginocchia vanno verso il punto dei piedi, ok, scendo molto bene con i glutei indietro e petto in avanti, ancora vai, 9 e 10, dobbiamo ancora fare 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3 e 2 e a fondo 1, 2, 3, concentri verso basso, concentri proprio di affondare il tuo talone verso il centro della terra. 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambiamo gamba. Torniamo, ginocchio sopra, vado a piombo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e andiamo in stacco, taloni insieme, porta il bacino in avanti, schiaccia e scendo giù, bacino in avanti, scendi giù, primo tallone, poi ginocchio, interno coscia, poi glutei che avanzano e scendo, 5 e 6, 7, 8, 9 su 10, ma rimani su, schiaccia i glutei, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 di nuovo, andiamo, 10 e scendo, 9, 8 e 7 e 6, 5, 4, 3, 2,
rimango su e schiaccio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Porti i piedi indietro e sollevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambiamo gamba. Andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, un altro circuito andato. Siamo pronti e vai! Varico, le ginocchia vanno verso la punta dei piedi, ok? Scendo molto bene con il gluteo indietro e petto in avanti. Ancora, vai, 9 e 10, dobbiamo ancora fare 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3 e 2 e a fondo. 1, 2, 3, concentri verso basso, concentri proprio di affondare il tuo talone verso il centro della terra. 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambiamo gamba. Torniamo, ginocchio sopra, vado a piombo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e andiamo in stacco, talloni insieme, porta il bacino in avanti, schiaccia e scendo giù, bacino in avanti, scendi giù, primo tallone, poi ginocchio, interno coscia, poi glutei che avanzano e scendo, 5 e 6, 7, 8, 9 su 10, ma rimani su, schiaccia i glutei, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 di nuovo, andiamo, 10 e scendo, 9, 8 e 7 e 6, 5, 4, 3, 2, rimango su e schiaccio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and relax. Porti i piedi indietro e sollevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambiamo gamba. Andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, un altro circuito andato, siamo pronti e vai!
Eccellente, abbiamo fatto un lavoro pazzesco ragazzi, 3 serie per i glutei, bello tonificante, bello proprio per rassodare, questo è il nostro mese, il nostro beach body, che è così, continuate a allenarvi più intensità, aumentando il peso, aumentando la frequenza, aumentando il minutaggio e vedrai sempre più risultati. Baci dalla Gil, ci vediamo al prossimo allenamento qui su Now e passate una giornata splendida!